Senta, cosa succede nella massima assise comunale? Sta diventando una situazione rituale. Solitamente si nasconde dietro questa ritualità, chiamiamola così, un problema politico, ma non c'è un problema di natura politica assolutamente. Risulta più conveniente, credo che sia legittimo da parte di una parte politica di questa amministrazione, della maggioranza, di questa maggioranza, è assolutamente legittimo. Risulta più conveniente, ricorrere alla seconda convocazione. Però io da presidente, da organo super partes, non posso che constatare da parte di pochi, di qualcuno, una scarsa percezione del senso di responsabilità. Quindi c'è scarsa responsabilità perché vengono avvocate giustificazioni che giustificazioni non sono, e pertanto c'è un'assenza. Ponendo in secondaria importanza il ruolo che si riveste, dando priorità ad altre situazioni che siano familiari, che siano di natura lavorativa, beh, insomma, chi, soprattutto chi lo fa per la prima volta, chi ricopre questo ruolo di consigliere comunale nella città di Crotone, lo dovrebbe fare con orgoglio e con grandissimo senso di responsabilità. Io ho 47 anni, tra poco ne avrò 48, sono da un ventennio quasi consigliere comunale, ho assunto altri ruoli, ma dal primo giorno non vedevo l'ora che arrivasse il giorno del consiglio comunale per, diciamo, mostrarmi, per partecipare, per dare il mio contributo. Ecco, noto che alcuni consiglieri comunali, non mi chiede i nomi, non lo farei mai, alcuni consiglieri comunali non sono spinti da questo senso di responsabilità, soprattutto ricoprono questo ruolo con un po' di superficialità. Ecco, mi va di dirlo perché molti sono giovani e quindi potrebbero, diciamo, correggere questo cattivo vezzo e assume un comportamento diverso, più consono a quelle che sono le esigenze cittadine. Ma la maggioranza forse è conscia di non avere il numero legale? Le ripeto, non è un problema politico, assolutamente no, perché sennò si sarebbe manifestato sotto altro segno. È un fatto legato all'indisponibilità di qualcuno, va bene, l'indisponibilità di qualcuno che è anche reiterata, e che sono indisponibilità che secondo me non trovano piene giustificazioni nelle motivazioni che sono state avvocate singolarmente dai singoli consiglieri. E allora io le pongo quest'altra domanda: con quale spirito l'amministrazione, il consiglio dovrà iniziare questo 2024 alle porte, sempre rimandando? Guardi, io potrei, diciamo, starmene zitto, e so che magari potrei risultare antipatico a molti, a qualcuno soprattutto che è destinatario di questo, ai consiglieri che sono destinatari di questo messaggio, però lo faccio davvero per grandissimo senso di responsabilità e perché è il mio ruolo e perché non voglio colpevolizzare nessuno, ma qualcuno dovrà sentire queste parole e magari correggere in futuro. Ecco, nomi non ne farò mai perché sarei è sbagliato, non li potrei mai fare i singoli nomi, però qualcuno dovrà certamente correggere un atteggiamento che oggi non coincide con le esigenze cittadine. Eppure poi a parole siamo bravi tutti, perché si dice sempre che prima viene la città di Crotone, però poi dove si decide il futuro della città c'è sempre un rinvio. Guardi, con molta franchezza, io ho fatto parte di 4 amministrazioni comunali e 2 amministrazioni provinciali. Le dico che la carretta la tirano in pochi. È sempre stato così, c'è sempre chi prevale, chi fa da trascinatore sotto alcuni aspetti, e pertanto la carretta la portano in pochi, però ti rendi conto che la platea deve essere formata da soggetti che hanno almeno un senso di responsabilità spiccato, perché il ruolo lo richiede. Ecco.